Sergio Ferrando, la piazza di Artesina ancora una volta punto vitale per i weekend, arriva anche la neve, le nevicate insomma stanno arricchendo sempre di più quelle che sono le piste che già da fine novembre sono aperte e operative, ma è il contorno che fa ancora una volta la felicità delle famiglie. Ne usciamo da una settimana ricca con le mascotte e sta per arrivare il compleanno, il weekend del compleanno di Artesina. Sì, il weekend è bene o male tradizionale, ormai è diventato tradizione, il weekend che vedrà tutti gli affezionati di Artesina e non solo in piazza per festeggiare i 52 anni. 52 anni che Artesina produce neve, produce divertimento e che veramente negli ultimi anni sta facendo delle cose veramente egregie per i bambini e per le famiglie. Da rimarcare che è da fine novembre che si scia su piste perfettamente innevate, insomma è stato un grande investimento da parte della stazione che ha permesso però alle famiglie di vivere ogni weekend con un evento e con la neve. Allora, mi è capitato di sentir dire è neve artificiale, non c'è tanta neve. Io parto da un dato ben preciso, ad Artesina sono 2 mesi che si scia, ad Artesina sono 2 mesi che si fa turismo. Un turismo allargato a tutto quello che è il discorso legato alle famiglie, dove oltre all'aspetto neve Artesina sta veramente avendo un risvolto di attività extra sci veramente importanti, e la soddisfazione e l'attestazione che abbiamo dalle famiglie, dai bambini e dai turisti sono grazie di averci fatto sciare, ma grazie ugualmente di aver mantenuto un contenitore così denso di attività. Compleanno con una piazza che come sempre sarà animata, musica, divertimento, insomma per tutti i gusti. Le sorprese, cioè ormai abbiamo invitato la gente a fare sorprese. Avevamo pensato di fare un weekend soltanto legato al compleanno con il nostro Snow Party Artesina, lo abbiamo raddoppiato, abbiamo fatto lo Snow Party Baby che si è appena svolto nel weekend 13-14 con tutti i prodotti legati ai bimbi, dal raduno delle mascotte alla gara in maschera e a quanto di attinente ai piccini. Il prossimo weekend invece sarà dedicato sempre ai piccini, perché ormai è immancabile l'appuntamento domenicale, del sabato, dei momenti di festa con la baby dance, con Pinky, testimonial e sempre il mattatore in piazza, ma un weekend legato alle famiglie dove il divertimento, la musica e le sorprese sicuramente ci saranno. Sarà bellissimo pensare alla fiaccolata fatta dai maestri, sarà bellissimo pensare ad un brindisi fatto in piazza tutti insieme e sarà bellissimo pensare a come, e questa sarà la sorpresa, comporremo anche quest'anno il nostro 52 sulla piazza. Paolo Palmieri, è stato un weekend davvero di festa, il sabato delle mascotte incorniciato da un sole fantastico, tanti bambini, tante famiglie, ancora una volta una grande festa. Ad Artesina ormai è tradizione le mascotte, 11ª edizione, Artesina sempre più family friend, dove si può trovare tutto per le famiglie, il divertimento, una piazza pedonale raggiungibile da un garage coperto, tutto molto comodo, la scuola di sci, la biglietteria, gli hotel. Un nuovo tappeto che è molto gradito quest'anno, coperto, che ha permesso di sciare in ogni condizione. Noi siamo aperti dal 28 di novembre tutti i giorni e questo è stato molto gradito dai nostri clienti e dalle famiglie in particolare. Ancora una volta avete investito per migliorare, per dare più servizi. Citavi il tapis roulant che vediamo alle tue spalle, insomma ha permesso ai bambini di avere sempre più sicurezza, sempre più comodità nella risalita proprio del Costabella, che è la pista dove si impara a sciare. Poi però anche tanto investimento nello sparare la neve fin da fine novembre, laddove altre stazioni non hanno aperto, Artesina è dal 28 di novembre che è aperta. Artesina è stata una delle prime in Italia ad aprire quest'anno, grazie a una finestra di freddo che c'è stato a metà novembre. In pochi giorni, in 5 giorni, siamo riusciti a innevare perfettamente la Colletto, nei giorni seguenti la Mirafiori. Il tappeto è uno degli impianti di Artesina che è più utilizzato dai principianti e dai bambini. C'è un secondo tappeto che è il Pinky Park, per chi proprio inizia con vicino il Pinky Park, dove ci sono tutta una serie di giochi per i bambini e per le famiglie. Questo sforzo è stato premiato, se è vero che tutti gli sci club del comprensorio e non solo dalla Liguria ma anche da tutto il Piemonte stanno vivendo durante la settimana queste piste, ancora nell'ultimo weekend il trofeo Pinocchio organizzato dalla Fisi Liguria e da voi ospitato, e poi insomma stanno arrivando anche da altre stazioni, questo vi sta premiando. Sì, ci sta premiando e siamo un po' sulla bocca di tutti per il fatto che da tutto il Piemonte gli sci club sono venuti qui ad allenarsi e adesso
anche gli altri sono riusciti più o meno a mettersi in condizione di aprire le piste, e comunque è stato un buon punto di partenza per farci conoscere. E adesso Paolo si attende l'ultima spruzzata, le previsioni parlano insomma di neve in arrivo per arrivare al completamento, questo è l'obiettivo prossimo, avere tutto il comprensorio sciabile. Sì, per tutto ancora il mese di febbraio e marzo è attesa questa nevicata che ci permetterà di arrivare fino in fondo a questa stagione.